Ciao e ben ritrovato su Ritmi Batteria. Il nostro appuntamento settimanale oggi è dedicato a una band giovanissima che sono i Maneskin. Il brano che andiamo a vedere in questo tutorial è Torna a casa. Tempo fa mi era stato richiesto via mail, appunto dal sito di Ritmi Batteria, di trascrivere questa parte, visto che appunto era stata richiesta la parte, perché no anche creare un bel tutorial. E come avete visto dagli altri tutorial, bene o male non è che pubblico tanto materiale di band o artisti nuovi. Sinceramente sento tanta elettronica che personalmente non sopporto. A me piace sentire il musicista, bravo o meno che sia, nel suo errore, nel live, ok, il braccio, come si suol dire, mi piace sentire suonare il musicista. L'elettronica deve essere, secondo me, un supporto, ma non un abuso come sta diventando adesso, insomma. Ok, non vi rompo più le scatole con tutti i miei pensieri, vi lascio al mio tutorial, ci vediamo dopo. Buon lavoro, ciao! Allora, eccoci qua. Come puoi vedere dal PDF che hai scaricato, introduzione, prima strofa e prima ritornello, la batteria non c'è e quindi partiamo con la seconda strofa. Allora, prima della seconda strofa c'è una misura, un piccolo lancio che vede un quarto di pausa, il nostro glissato di piatti, sul 4 un colpo di cross stick e sul levare Charlo Storm aperto, quindi sarebbe questo. 1, 2, 3, 4 e... Ok? La nostra strofa vede Charleston in ottavi, rullante suonato con il cross stick sul 2 e sul 4 e la cassa vede questo disegno, quindi cassa sull'1, poi sull'ultimo sedicesimo del 2 e sullevare del 3. Il risultato è questo. 1, 2 e 3 e 4 e 1, 2 e 3 e 4 e. Allora, tutto questo per un totale di 10 misure, dopodiché prima del ritornello c'è una leggera variazione che è questa. Sulla misura prima del lancio il nostro Charleston è sempre in ottavi, rullante sempre col nostro cross stick sul 2 e sul 4, cassa che suona sul battere dell'1, sul battere e levare del 3 e sul levare del 4. 1, 2, 3 e 4 e. La misura successiva vede un flam sull'1, due quarti di pausa e poi un lancio in sedicesimi, due colpi di rullante, uno di tom e uno di timpano. Le ultime due misure della strofa prima del ritornello suoneranno così. 1, 2, 3 e 4 e 1, 2, 3 e 4. Nel giro del ritornello in questo caso troviamo quattro groove differenti. Li vediamo nel dettaglio. Il primo, Charleston sempre in ottavi, rullante questa volta suonato aperto normalmente, sul 2 e sul 4, cassa sull'1, sull'ultimo sedicesimo del 2, sul 3 e sul levare del 3. Quindi la prima misura del groove del ritornello è così. 1, 2, 3 e 4. Nel secondo troviamo Charleston sempre in ottavi, rullante sul 2 e sul 4. La cassa varierà in questo modo. Primo colpo sull'1, sull'ultimo sedicesimo del 2 e attenzione, sul 3 avremo all'inizio un sedicesimo di pausa e poi successivamente due sedicesimi di cassa. Il primo finale in questo caso sulla prima misura riprende il primo groove del ritornello. Sulla seconda misura invece abbiamo un semplice groove di cassa sull'1 e sul 3, rullante su 2 e su 4 e Charleston sempre in ottavi. Secondo finale in questo caso sempre Charleston in ottavi, rullante su 2 e su 4, la cassa abbiamo sull'1 e sul 3 e sullevare del 3. Quindi suonerà così. Lancio prima dello special. Qui, come vedete, abbiamo cassa in 4 e poi si sviluppa su Charleston e rullante in ottavi
sarà un leggero crescendo. 1, 2, 3, 4. Allora, nel nostro special, che è in totale di 8 misure, abbiamo alcune variazioni. Nelle prime 4 misure avremo due colpi sui primi 2 sedicesimi dell'1 e sugli ultimi 2 sedicesimi del 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sulle successive 3 misure, invece, la stessa figura, ma aggiungeremo la cassa. In questo caso io ho inserito la cassa sul 2, sul 3 e sul 4. Allora, come la suonerò io, la inserisco anche nell'1. Questo magari ti può permettere di coordinare di più tutti i movimenti all'inizio. È logico, adesso ascoltando il brano non è che si sente bene se sull'1 suona la cassa. Quindi a te l'iniziativa, se vuoi suonare la suoni, se no tieni solo gli appoggi su timpano e rullante e gli inserisci le casse sul 2, sul 3 e sul 4. Quindi suonerà così. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ultima misura, quindi un piccolo lancio. Anche qui, sui primi 2 quarti abbiamo un appoggio sulla cassa, quindi sul 4, e una combinazione di rullante e timpano. Sul levare del 2 partirà un crescendo di sedicesimi sul rullante. 1, 2, 3, 4 e... Qui una misura di pausa, dopodiché torniamo a riprendere il nostro lancio pre-ritornello, quindi sul levare del 3 cassa e poi il nostro fill in sedicesimi sul 4. 1, 2, 3 e 4 e... Di nuovo il ritornello che riprende un po' delle nostre variazioni, quindi un po' dei groove che abbiamo visto prima. E in più troviamo un nuovo lancio che poi è anche il finale della canzone. Allora, questo lancio è una combinazione di cassa e crash, sempre sul 4, sullevare 2 sedicesimi di rullante per i primi 3 quarti e sull'ultimo i 2 sedicesimi vengono suonati sul timpano. 1, 2, 3 e 4 e... Ok, mi sembra che bene o male abbiamo guardato tutte le parti. Se poi hai delle altre curiosità, mi raccomando, lascia un commento e cercherò di aiutarti e di risolvere magari qualche... Il cielo piano piano qua diventa trasparente, il sole illumina le debolezze della... Questa terra ferma perché ormai la sento stretta. Ieri ero quiete. Quindi Marlena torna a casa. Che freddo qua si fa sentire. Marlena torna a casa. Che non voglio più. Prima di te ero solo un pazzo. Lascia che ti racconti. Avevo una giacca squalcita e portavo. Quindi Marlena torna a casa.
questo brano, secondo me, avete tanto materiale su cui lavorare, dai fila, ai groove, ok? Giocateci, suonatelo anche senza dover suonare sempre questa parte qua, ok? Create qualcosa di vostro, prendete spunto da quello che avete suonato finora e create, inserite qualcosa di vostro. Io, sinceramente, adesso ve l'ho suonato così, ma a telecamere spente mi sono divertito a suonare, a inserirli, mi sono divertito, insomma. Questa canzone è un bel tiro e sinceramente me la sono goduto veramente tanto. Vi auguro anche voi di fare la stessa cosa. Come sempre, e ti romperò sempre le scatole finché non vedo un commento, un like. Magari io quello che sto facendo, se vi fa schifo, scrivete che vi fa schifo, perdo il tempo a fare dell'altro. Scherzi a parte, io quello che faccio è perché mi piace condividere sia il materiale e tutte le cose che ho, mi piacerebbe proprio condividerlo con voi, con te in questo caso. Quindi spero che ti sia sempre utile e ti possa dare spunti, idee per migliorare il tuo groove e il tuo sound, ok? Generale, insomma. Vi do appuntamento alla prossima settimana, vediamo che cosa mi inventerò, ok? Ho un po' di idee per la testa, ma sinceramente non sono ancora chiare. Alla prossima e come sempre, buon groove! Ciao!